Dio è morto. Questa affermazione è probabilmente una delle più famose del filosofo tedesco Friedrich Nietzsche. Dietro questa affermazione vi è la conclusione secondo la quale l'avvento della scienza e il rifiuto della religione abbiano portato alla morte di tutte le certezze. Dio era considerato già nel Medioevo il garante di ogni verità, di ogni certezza, ma il trionfo dell'illuminismo ha portato alla sua lenta ma inesorabile disfatta. La morte di Dio coincide con la fine di ogni certezza. L'uomo non sa più cosa è vero e cosa non lo è, e per questo vengono creati dei sostituti di Dio, nuovi enti supremi che possono dare la stessa sicurezza paterna di questa figura religiosa. Fra questi sostituti, fra questi surrogati, chiamiamoli pure così, troviamo la scienza, i soldi, l'economia, il sesso e molto altro ancora. Dio è morto, è un'affermazione potente che mette in luce l'oscurità, il vuoto lasciato dalla fine dell'era di Dio. Secondo Nietzsche, era proprio dalle sue ceneri che si sarebbe dovuto realizzare l'oltreuomo, un uomo capace di accettare l'assenza di certezze e di accettare la vita nella sua irrazionalità più totale. Ma così non è successo. Siamo circondati da surrogati. E fra questi si erge la teoria degli antichi astronauti. Se non sapete di che cosa sto parlando, lasciate che vi spieghi di che cosa si tratta in poche parole. La teoria degli antichi astronauti sostiene che la storia antica dell'uomo sia stata influenzata direttamente o indirettamente dagli antichi astronauti, gli alieni, le cui imprese sono state descritte in racconti mitologici o religiosi attraverso allegorie e simbolismi vari. Una serie che sta ottenendo un discreto successo è Enigmi alieni, dove vengono intervistati continuamente scrittori e archeologi, ma anche fisici convinti della veridicità di queste teorie. L'iniziatore di questa moda è Erich von Däniken, uno scrittore svizzero che pubblicò nel 1968 Chariots of the Gods, anche noto come Gli extraterrestri torneranno. Questo libro ha venduto milioni di copie in tutto il mondo e scandalizzò la comunità scientifica, che indossò subito l'elmo da battaglia per screditare il libro, ma come possiamo vedere, ha fallito nella sua impresa. La teoria degli antichi astronauti viene considerata una pseudoscienza, ovvero una scienza che non usa un metodo scientifico per formulare delle teorie, ma praticamente prende per vere le testimonianze di prima o di seconda mano e interpreta alla lettera la mitologia antica. Ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Costoro, questi difensori di questa teoria, si definiscono studiosi del mistero, si oppongono alla scienza tradizionale con grande vigore e sfidano, a detta loro, ogni teoria al solo scopo di trovare la verità. Prima di fare questo video ho visto almeno una trentina di episodi di Enigmi alieni in un lasso di tempo di 2 anni circa. Molti episodi li vedevo per caso, altri me li cercavo e altri li ho rivisti, e nonostante trovi molto esilarante la capigliatura di Zucalus, devo comunque oppormi a questa pseudoscienza che altro non è che una nuova religione votata ad un nuovo Dio. Spesso e volentieri questi seguaci della teoria degli antichi astronauti, da notare che si fanno chiamare seguaci, per riuscire a giustificare interventi alieni usano come riferimento avvenimenti documentati dalla Bibbia, come se un testo sacro religioso fosse un testo storico. Un imbecille come Giobbe vede Dio e quel Dio doveva per forza essere un disco volante. La Bibbia è il nucleo di molte delle loro argomentazioni, il che è tanto divertente quanto ridicolo, considerando che gli avvenimenti della Bibbia non sono sempre accurati storicamente. Ci possono essere avvenimenti narrati che hanno preso ispirazione da fatti storici e che sono stati abbelliti con allegorie e simboli religiosi. La stessa cosa vale per i miti e per le leggende sparse nelle mitologie di diverse culture. Le mitologie vengono prese alla lettera e quindi un drago rappresentato in un dipinto cinese diventa un UFO perché i cinesi, per qualche strana ragione, non sanno distinguere un disco da un drago. Molti miti vengono presi e semplicemente modificati in modo da farli coincidere con la teoria degli antichi astronauti. Per fare un esempio, Zucalus, parlando dell'epopea di Gilgamesh, aggiunge una scena che io non ho mai trovato ed è quella in cui Gilgamesh viene assunto in cielo e vede la terra dall'alto. Io non so che cosa sia esattamente. Questi seguaci hanno l'ossessione di Nikola Tesla e delle linee di Nazca e anche delle piramidi e concludono sempre che si tratti di alieni. Stonehenge? Alieni. Piramidi? Alieni. Le linee di Nazca? Alieni. Arca di Noè? Mito? No, alieni. Ogni genio della storia diventa un uomo che è stato illuminato dagli alieni e ogni monumento diventa una prova dell'esistenza degli alieni. Potrei stare letteralmente delle ore a disfare poco per volta le teorie di questi tipi, ma preferisco soffermarmi su alcune delle loro teorie più interessanti, come l'esistenza di Atlantide. Avete presente il continente perduto di cui ha parlato Platone in interi libri, come dicono in Enigmi alieni? No? Ah, no, giusto, perché Platone ha soltanto citato Atlantide 2 volte in 2 dialoghi.
Fine, basta, alla faccia dei due libri. Atlantide, il continente inesistente che Platone stava usando semplicemente come metafora per descrivere l'instancabile ossessione degli sciocchi per ciò che non esiste. Cara dolce ironia, portami via. Alla fine, però, gli stessi seguaci della teoria degli antichi astronauti si sono dovuti ricredere e invece di accettare che Atlantide sia soltanto una metafora, hanno stabilito che in realtà è l'Antartide. Lasciamo perdere Atlantide, va. Parliamo di Stonehenge. Come Stonehenge sia stato costruito è un vero mistero, e questo non posso negarlo, ma preferisco rimanere con i piedi per terra e pensare che gli uomini di un tempo fossero molto più forti di noi e che abbiano fatto un lavoro di braccia e leve, piuttosto che pensare che a posizionare quelle pietre sia stato un Merlino con una cintura aliena capace di far levitare gli oggetti. Parliamo delle linee di Nazca, quelle che possono essere viste solo dal cielo, quando non è vero. Molti studiosi concordano ancora oggi che le linee siano state fatte per essere visibili dalle montagne e le colline di Nazca, e forse allora si potevano vedere molto meglio di oggi. Sono stati ritrovati anche gli strumenti con i quali vennero fatte quelle linee. Sul serio, ma come si può essere così idioti da credere a tutto ciò che dicono questi pseudoscienziati? Il fatto è che, sia con Stonehenge, sia con le linee di Nazca, e sia anche con le piramidi Cheope, Chefren e Micerino, che sono allineate con la costellazione di Orione, quel cavolo che è, questi pseudoscienziati prendono fatti storici, fatti mitologici, e li interpretano a modo loro. Ci mettono in mezzo gli alieni, ci mettono in mezzo delle cavolate che sembrano al limite del paranormale. E il problema è che se una persona non è informata o non ha mai studiato, può accettare queste cose. Può dire, sai cosa? È vero, ci sono gli alieni dietro. Stonehenge non è stato magari un lavoro di braccia o un lavoro di leve o comunque un lavoro umano. No, è stato Merlino che si è messo una cintura e si è messo a far levitare le pietre. Io guardo queste serie soprattutto per farmi due risate. Io spero di avervi intrattenuto abbastanza con queste meschine prese in giro, perché adesso arriva la bomba. La teoria degli antichi astronauti rischia di diventare un nuovo culto religioso. Il modo in cui ribalta e malinterpreta la storia e il modo in cui accredita la religione, soprattutto quella cristiana, mi fa prudere il naso. Il puzzo di sterco lo sento fino a qui. Ho avuto la possibilità di vedere in televisione l'intervista a Erik von Däniken, fatta in uno speciale di Enigmi Alieni, non molto tempo fa, e ho notato diverse cose. Primo, Erik si definisce un cattolico. Secondo, Erik si definisce un maschio alfa che ha sempre comandato. Terzo, Erik sostiene che nel suo libro Chariots of the Gods, egli ha posto centinaia di domande senza mai pretendere di dare una risposta. Molto divertente, sul serio. Ma Erik, caro, io so che tu sei un tipo astuto ed io non sono scemo. Ok, sai che ti dico? Diciamo pure che lo accetto. Ma hai dato anche la risposta ad ognuna di quelle domande. La risposta è nella premessa stessa del libro, o mi sbaglio? Non stai per caso sostenendo la teoria degli antichi astronauti? Non sei uno di quelli che crede che gli extraterrestri abbiano influenzato la storia umana? Quella è la risposta, no? Non hai bisogno di palesarlo ogni volta, perché proprio nel titolo del libro, è l'idea del libro, ed è lo scopo del libro. Nello stesso episodio speciale, verso la fine, è stato fatto vedere l'AlienCon, che si è tenuta a Pasadena, dove si riunirono circa 3500 persone o giù di lì. Ed è bellissimo perché si vede questo tipo che sostiene al microfono che considera le figure storiche più importanti di sempre. Mosè, Abramo Lincoln e Erik von Däniken. Ok, ho già capito che tipo di persone seguono quest'uomo e questa teoria. Parliamo di fanatici che hanno messo in dubbio la loro fede e che cercano una nuova religione, proprio come Erik von Däniken stesso. Erik, all'inizio della sua intervista, sostiene con le sue parole che la ragione che lo spinsero a credere negli alieni fu un dubbio riguardo alla sua fede e al suo Dio. La coscienza che Dio è morto lo ha portato alla ricerca di un nuovo Dio, gli alieni appunto. Ma ricordiamo che Erik è comunque cattolico. Come mai? Semplice. Gli alieni della sua teoria non hanno messo in dubbio la Bibbia, se ci fate caso ovviamente. Se guardate un episodio a caso di Enigmi Alieni, sicuramente una volta parleranno della Bibbia, perché è un tema ricorrente. E se ci fate caso, la Bibbia è sempre un testo storico per loro. Ogni cosa che viene nella Bibbia, loro la giustificano in modo storico. Ed è una cosa particolare. È una cosa molto interessante, oserei anche dire. Perché loro non mettono mai in dubbio, e con loro intendo dire questi seguaci della teoria degli antichi astronauti, non mettono mai in dubbio la Bibbia. Mai. Neanche una volta. Se si scava un po' più in profondità, si scopre il motivo. Il motivo dietro questa
mancanza di critica della Bibbia. Non criticano la Bibbia, ma le attestano il ruolo di testo storico, che contiene delle verità storiche. E sapete perché? Perché la teoria degli antichi astronauti non ha fatto altro che rafforzare il credo religioso cristiano. Ed è per questo che è una teoria pericolosa. Non lo avete ancora capito? Per un nuovo Dio ci vuole un nuovo cristianesimo, o mi sbaglio? Erik von Däniken è il fautore in realtà di una nuova forma di cristianesimo, un nuovo culto che chiama Dio alieno, ma che ha le stesse caratteristiche del Dio cristiano. Alcuni seguaci giocano un po' di più con la fantascienza, questo è vero, e non sono totalmente fedeli al culto, ovviamente, ma la linea generale è quella cristiana, ed è per questo che non bisogna fidarsi di questi uomini. Oggi li sfottiamo, ma se li sottovalutiamo, prenderanno più potere e saranno una nuova potenza contro la scienza moderna.